Ragazzi, ci troviamo a Bologna con Simone e sono qui perché mi hanno chiamato, dice: Giacomo, visto i racconti e le leggende, vieni a Bologna che qui c'è una storia ganza. Allora, dovete sapere che l'artista che ha realizzato questa fontana con il Nettuno sopra ha fatto una cosa molto molto particolare. Cosa ha fatto? Gian Bologna l'hanno chiamato, dice: vieni qua e fai questa cosa ganza. Dice: fai sta con Nettuno sopra. E so il Nettuno si chiamava Gian Bologna. Gian Bologna, sì. Fermi, non si chiamava Gian Bologna, si chiamava Jean de Bologna, detto anche Gian Bologna. Lo sapevi questo? No. Ma io lo sapevo. Io, per me Bologna è la mortadella. No, no. Praticamente cosa ho fatto? Lui voleva realizzare questo Nettuno, lo voleva fare bello, quindi l'ha fatto muscoloso, l'ha fatto bello. E praticamente lui l'ha realizzato in questa maniera bello massiccio, cioè gli voleva fare, diciamo, una cosa importante davanti, però, capito? Il pudore della città l'hanno un po' imposto, dice: te glielo devi fare piccino. Dice: faglielo piccino. Ma però poverino, era sempre nell'acqua. Ma gli sei strimizzito, no? gli sei ristritto nell'acqua, gli sei ristritto. Nettuno era il dio del mare, no? Bravo, sempre. E allora vedrai l'acqua salata parlava come l'ha visto. Ma che fai? Praticamente lui ha fatto tutto questo lavoro, dice: ma io mi ci frego perché cosa ho fatto? Ha detto: io progetto tutto, faccio tutto in modo che gli faccio la faglia, la faccio grossa, guarda. E allora, se voi venite qua in piazza Bologna e andate in un certo punto che ora vi ci si porta, si va lì un'altra volta, bisogna andare lì. Ma come fai a vederlo? Ci si blocca, vi si fa vedere. Aspettami, io ve lo faccio vedere. Se voi andate verso la sala borsa, lì c'è la sala borsa e qui c'è un punto dove trovate un mattonellone, un lasticato di colore diverso. Perché? Perché praticamente da questo punto, ora con questa telecamera non si vede nulla, però mi ci avvicino sempre di più o vi faccio apparire una foto, ha creato questo gioco di prospettiva. Gli ha messo il dito davanti che sembra, diciamo, usiamo un termine giusto, un fallo in erezione. Va bene, quindi lui ha ingannato, dice: ah sì, mi volete fa Nettuno con il pisellino piccino e io vi faccio il gioco di prospettiva. E ha fatto il dio Nettuno con la mano davanti che col dito sembra il fallo in erezione.